Buonasera da Rassegna Metropolitana, io sono Antonino Di Silvestro, con noi il maestro Marcello Giordani, titolare della scuola IAP, Accademia Musicale presente qui a Brucoli in Via Libertà, che sta organizzando domenica giorno 31 un evento culturale e artistico proprio per il grande amore che il maestro Giordani, che fino ad oggi ha girato il mondo, è conosciuto in tutto il mondo, voglio dire, ha per la nostra città. Maestro Giordani, cosa ci dice in tal proposito? Ma sì, io ho girato il mondo e continuo a girare il mondo, però l'amore per la mia città rimane integro. Anzi, quando giro il mondo e mi mostrano la biografia per vedere se va bene o no, se devo fare delle correzioni, la prima cosa che guardo e ci tengo è che mettano proprio la città di nascita. E pretendo che venga menzionata Augusta. E poi, fra parentesi, se mettono Sicily non ha importanza, ma Augusta deve essere proprio menzionato in maniera molto chiara. E soprattutto al Metropolitan a New York, dove sappiamo benissimo i siciliani e anche qualcuno della nostra città vivono a New York e nei dintorni. È molto importante per me. La sicilianità è nel mio sangue, e diciamo che anche la sicilianitudine fa parte del mio DNA. Quindi onore al merito. Vi aspettiamo, intanto diamo subito un appuntamento importante, che domenica prima dello spettacolo alle ore 20 ci sarà la presentazione dell'Accademia Marcello Giordani. Che corsi fate qui? Dunque, la nostra è un'accademia di alto perfezionamento, ma questo non deve spaventare se la chiamo Accademia di Alto Perfezionamento, perché noi cominciamo dai corsi propedeutici con i bambini, con primo livello e secondo livello, quindi facciamo anche l'alta formazione. Abbiamo incluso tutti i corsi musicali con tutti gli strumenti, e anche le lezioni di canto, che vanno dal canto lirico, con la mia partecipazione quando posso, e mi avvalgo di maestri di alto livello, e poi si va anche dal canto moderno. L'ho voluta fortemente questa accademia qui nella mia città, a proposito, in modo particolare a Brucoli, perché ritengo che Augusta è piena di talenti da scoprire. In queste ultime settimane abbiamo visto che varie organizzazioni, anche la manifestazione Faccia da Faro, ha mostrato alla città i talenti che circuitano nel nostro territorio e che non hanno la possibilità veramente di farsi notare. Io devo veramente dare merito agli organizzatori e spero che questa non sia una meteora, ma che possa andare avanti. Ho saputo che organizzeranno anche qualche cosa in inverno e spero che con la mia scuola e con anche le altre scuole, io non ho invidia, non ho gelosia, non ho nessuna velleità presunzione di essere il primo della classe. Io voglio solo il bene della mia città, il bene dei ragazzi. Sono papà anch'io, sono padre di due figli adolescenti che stanno crescendo, e quindi lo faccio anche per il futuro dei miei figli. Il mio sogno sarebbe quello di inglobare o cercare di lavorare in sinergia con tutte queste realtà, con tutte le scuole di musica o tutte le organizzazioni di buona volontà, per poter realizzare un grande progetto per Augusta e creare un grande festival musicale, culturale, magari chiamarlo Augusta Summer Festival, chissà, e creare proprio un grande festival come fanno nelle zone limitrofe, che magari non sono una zona turistica come la nostra. È veramente cercare di risollevare e di svegliare questa città, che è una città che non è morta, non è assolutamente morta. Come ho detto ad alcuni amici, è una città che è solo in coma, che ha bisogno soltanto di un po' di adrenalina, un po' di medicina, un po' di adrenalina da farla svegliare. Io ci credo.
Bene, con questo spirito di collaborazione e sicuramente accetteremo la voglia e lo spirito del maestro Marcello Giordani per il talent invernale che prepareremo, ma ne parleremo in seguito. Intanto vi invitiamo domenica 31 alle ore 20 alla Villa Comunale. Ad Augusta, sì, al Minito Ignoto, per ascoltare i talenti portati proprio dalla scuola IAP. Ora vi faremo vedere, prima di chiudere, un breve video di un talento, di un allievo della scuola IAP che abbiamo registrato proprio poc'anzi, prima di andare a fare l'intervista con il maestro Marcello Giordani, e a me vengono i brividi. Grazie a tutti, grazie al maestro Giordani, ci vediamo il giorno 31. Oh.